Canale 2. Pubblicità. Fai la scelta giusta, vieni alla Crusca. L'ortofrutta è da noi. Trovi frutta fresca, verdura locale, prodotti tipici siciliani, legumi e tanto altro. La passione per il nostro lavoro ci spinge a ricercare ogni giorno le migliori soluzioni per i nostri clienti. Infatti tutti i giorni prepariamo minestrone fresco biologico. Trovi anche mangime di tutte le tipologie per cani, gatti, cavalli, conigli, pesci, tartarughe, uccelli, ferramenta, attrezzature da giardinaggio, piantine aromatiche e bombole Agip. Ci trovi in Contrada Ciancio 29 accanto alla farmacia Angileri e Mero. Siamo aperti dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 16 alle 20. Offriamo servizio a domicilio. La BGF Calcestruzzi, con esperienza di lungo periodo nel settore del cemento degli aggreganti del calcestruzzo, è leader nel suo campo. La ditta infatti opera su studi di cementi, malte, aggreganti e calcestruzzi, mettendo a disposizione la sua collaborazione per trovare la soluzione ad ogni problematica. Le strategie di mercato sono focalizzate anche sullo sviluppo di applicazioni per il ripristino strutturale, il recupero, la rigenerazione e la manutenzione di infrastrutture e di aree industriali. La Calcestruzzi dedica una particolare attenzione e cura al servizio di assistenza tecnica per progettisti e direttori dei lavori, nonché imprese di costruzione, seguendo le linee guida secondo la normativa UNI-EN 206 e UNI 11104, come da decreto del 17 gennaio 2018. BGF Calcestruzzi si trova a Petrosino, in Via dei Platani. GEPA Distribuzione, vendita di bombola a gas e accessori, tutto per il barbecue. Si effettua servizio di consegna a domicilio con personale qualificato. Le nostre bombole sono assicurate. GEPA Distribuzione, a Marsala, in Contrada Conca 340C, telefono 0923 996004. GEPA Distribuzione. 91025 Servizi. Prenota il tuo pulmino a Marsala. Noleggio senza conducente, su richiesta con conducente. Pulmino 9 posti, autobus 20 posti, autovetture, transfer dal porticciolo turistico o dall'aeroporto di Trapani Marsala. Per informazioni 342 05 76 083, 328 42 43 015 o 347 62 16 458. 91025 Servizi. www.canale2.com. Buonasera, bentornati in visione qui su Canale 2 con il nostro appuntamento con l'informazione quotidiana. Vi ricordo come al solito che potrete seguirci nei consueti canali web www.canale2.com, il nostro sito ufficiale, e la pagina Facebook Canale 2 Trapani. Cominciamo quindi subito con la cronaca. Blitz antidroga nell'Agrigentino, decine di arresti. Ancora un blitz antidroga in Sicilia. La squadra mobile di Agrigento ha eseguito una ventina di misure cautelari sulle 25 firmate dal GIP del Tribunale di Palermo su richiesta della DDA tra Licata, Gela, Campobello di Licata e Canicattì. L'inchiesta, che si estende anche a Catania, ha permesso di portare alla luce un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope. Naturalmente i particolari saranno resi noti nelle prossime ore. La DDA sequestra beni per circa 1 milione di euro all'ex autista di Totorrina. La polizia ha dato esecuzione al decreto della sezione misure di prevenzione con il quale sono stati sequestrati beni per 1 milione di euro a Giuseppe Sansone, di 72 anni, di Palermo. Il sequestro riguarda un'impresa edile di proprietà di un parente che si trova a Palermo nel quartiere di via Uditore. Sansone è in carcere poiché è ritenuto esponente di spicco della famiglia mafiosa di Uditore, inserita nel mandamento mafioso di Passo di Rigano, Bocca di Falco. Secondo le indagini, l'imprenditore sarebbe
sarebbe stato inserito nel sistema di spartizione degli appalti dell'organizzazione mafiosa, oltre ad essere uomo di fiducia del boss Salvatore Riina, per il quale si sarebbe messo a disposizione durante la sua latitanza anche come autista. A Pantelleria, controlli sull'attività edilizia. L'attività di sorveglianza del territorio volta al perseguimento del rispetto normativo a tutela della salvaguardia del patrimonio naturalistico del Parco Nazionale Isola di Pantelleria è da sempre uno degli obiettivi strategici dei carabinieri forestali che vi operano, per il quale gli stessi riservano ogni possibile precauzione. Proseguono pertanto incessanti i controlli a tutela delle matrici ambientali dell'isola, svolti con il coordinamento della Procura della Repubblica di Marsala. Nelle ultime settimane i militari coordinati dal reparto PN Aspromonte di Reggio Calabria, diretti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, si sono resi protagonisti di numerosi servizi a contrasto della cementificazione selvaggia nell'area del Parco Nazionale, dove delicati equilibri ecosistemici rischiano di essere compromessi da indiscriminate attività antropiche. Gli accertamenti consentivano di appurare che erano state realizzate attività edilizie in assenza o in difformità dai titoli abilitativi previsti, determinando così un carico urbanistico ingiustificato in zone vulnerabili. Nel dettaglio, i carabinieri hanno accertato il deturpamento di un habitat naturale tipico dell'ambiente mediterraneo, disciplinato dalle direttive dell'habitat della CEE, provocato dalla costruzione di una unità abitativa priva di autorizzazioni, la realizzazione di opere di ampliamento di un fabbricato con modalità difformi da quanto previsto in progetto e, in un altro caso, la creazione di un'opera idraulica in zona vincolata di autorizzazioni e dell'espressione del genio civile competente. Gli accertamenti hanno portato al deferimento di 3 soggetti presunti responsabili dei lavori, destinatari anche dei provvedimenti dell'autorità relativi alla rimessa e ripristino dei luoghi. Altri 2 soggetti sono stati infine sanzionati in via amministrativa per l'abbandono di rifiuti urbani su terreno prospiciente un'area di cantiere e per la movimentazione di terreno saldo in area sottoposta a vincolo idrogeologico. Ancora un'aggressione verso 2 agenti penitenziari nel carcere di Trapani. Aggrediti 2 poliziotti penitenziari nel carcere di Trapani. Siamo ai titoli di coda. Serve un direttore e il rispetto degli accordi sindacali regionali. Queste le parole del segretario generale della ULIP Polizia Penitenziaria Sicilia, Gioacchino Veneziano, alla notizia dell'aggressione avvenuta questa mattina di 2 operatori della polizia penitenziaria da parte di un detenuto magrebino, perché non voleva essere disturbato dai poliziotti che stavano espletando un'operazione di servizio nella cella del piano terra del reparto mediterraneo occupata dallo stesso. Da troppo tempo tuona il sindacalista regionale della UIL di settore che denunciava una situazione operativa difficilissima e l'ispezione ad agosto del 2022 del vice capo del DAP ha certificato quanto denunciato. Infatti molti detenuti pensano di essere in albergo, visto che siamo arrivati al punto che neppure le minime regole penitenziarie si possono attuare, considerando che la battitura delle inferriate è una delle più importanti operazioni di servizio che consente alla polizia penitenziaria di verificare la tenuta delle inferriate delle finestre. Purtroppo, dice Gioacchino Veneziano, la mancanza di un direttore causa la non continuità nell'azione dell'amministrazione, ma anche la mancanza di risposte immediate agli eventi critici ormai quotidiani e l'assenza totale di relazioni sindacali, con la continua violazione degli accordi regionali, foraggia la già complicata condizione dei poliziotti penitenziari, che ci ha costretto a chiedere aiuto al capo della Polizia Penitenziaria della Sicilia, Cinzia Calandrino. È nostra intenzione, conclude il leader regionale del sindacato, chiedere un incontro con il presidente della commissione d'inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia, Antonello Cracolici, perché è davvero scandaloso registrare l'assenza di un direttore da 3 anni in uno delle carceri più difficili e impegnative della Sicilia e in una zona denominata da tutti gli ambienti inquirenti lo zoccolo duro della mafia. Esprimiamo vicinanza, dice Veneziano, ai poliziotti penitenziari aggrediti, auspicando severi provvedimenti nei confronti del carcerato che si è macchiato di questa azione. Parliamo adesso del femminicidio avvenuto a Selinunte la vigilia di Natale. Sarebbero stati cancellati alcuni messaggi WhatsApp.
Alcuni messaggi WhatsApp tra Maria Matuzzo, la 29enne uccisa con 12 coltellate all'addome a Marinella di Selinunte la vigilia dello scorso Natale, e il marito Ernesto Favara di 63 anni in carcere perché accusato dell'omicidio, sarebbero stati cancellati dalla memoria del telefono cellulare della donna. La circostanza sarebbe emersa nel corso degli accertamenti tecnici che la procura di Marsala ha affidato a un consulente perito elettronico incaricato di verificare il contenuto dei due telefonini, tablet e PC, sia della vittima che dell'uomo sequestrati dopo il delitto. I messaggi sono spariti dal telefono della donna e soprattutto quelli dell'ultimo periodo avrebbero potuto contribuire a delineare il quadro in cui è maturato il tragico epilogo. Secondo l'avvocato di parte civile, l'avvocato Vito Daniele Cimiotta del Foro di Marsala, i messaggi cancellati potevano essere interessanti al fine di verificare quelli che erano i rapporti negli ultimi tempi. L'elemento sarebbe stato importante anche per capire se vi fosse già l'intenzione del marito di compiere il gesto e se i due avevano messaggiato poco prima che la donna venisse massacrata dal marito. Non si sa al momento chi li ha cancellati e per quale motivo. Anche il legale dell'omicida, oltre che quello della parte civile, hanno nominato un loro consulente tecnico per le stesse. Parliamo adesso di Marsala e della spazzatura che insiste ancora una volta di scariche abusive lungo la litoranea sud. Ancora una volta tanti cittadini e tanti nostri telespettatori ci segnalano situazioni di disagio e di discariche abusive dislocate lungo il territorio di Marsala. Questa volta la segnalazione è arrivata per la litoranea sud, la strada che da Marsala porta ai lidi balneari. Ebbene, nei terreni adiacenti la strada, la situazione è davvero indecorosa. Cumuli di spazzature, assolutamente di tutti i generi, indifferenziata, pericolosa, con un odore nauseabondo che si diffonde nell'aria. Una delle principali attrazioni di Marsala, cioè le spiagge, che viene deturpata dalla presenza assolutamente ingombrante di tutti questi rifiuti che evidentemente degli incivili hanno lì collocato, perché non differenziano, perché evidentemente non c'è stato il controllo necessario. Una situazione incresciosa, dicevamo, che va assolutamente bonificata e per il quale chiediamo anche che ci sia un controllo, perché quella è una delle strade più trafficate e più belle di Marsala. Parliamo adesso del carnevale di Marsala, soprattutto di quello che fu. Molti ricordano il carnevale marsalese degli anni a ridosso del 2000, ma anche prima, un carnevale lontano dalle piazze e dalle strade della città marsalese, un carnevale al chiuso dalle sale da ballo. Dopo tanti anni, nel 2017, Marsala ha inaugurato il suo primo carnevale con carri allegorici. Nel 2020 ci fu l'ultima edizione. Un grande lavoro di volontari ed associazioni. Ci fu una grande festa quando i carri furono fatti sfilare per le vie del centro. Si passò in pochi anni da un solo carro a ben 6 carri nel 2020. Tutti i portali di informazione e i media della provincia parlarono di un grande successo. Invece, nel dopo pandemia, la nuova amministrazione non ha voluto continuare ad investire su un evento che, secondo molti, se fatto crescere, sarebbe potuto diventare una ricchezza per la città di Marsala. Anche su questo aspetto, per molti, la città ha fatto passi indietro. A parte le autocelebrazioni di cui la politica ci ha abituato, per la città è chiaro quello che non è stato il Carnevale 2023. C'era una volta il Carnevale a Marsala. Ci fermiamo adesso per una breve pausa pubblicitaria, ma torneremo subito dopo con l'informazione. Canale 2, pubblicità. Pronti per il grande divertimento? Pacheco vi aspetta con la 14ª edizione della Carnevalata. Sabato 18 febbraio dalle ore 16, il Carnevale dei Bambini con Smile Animazione presso i locali dell'ex Naxo. Domenica 19, lunedì 20, a partire dalle 16, sfilata di carri allegorici per le vie del paese, accompagnata dalle coreografie dei gruppi di ballo con maschere a tema. Vi aspettiamo numerosi dal 18 al 20 febbraio con la Carnevalata di Pacheco. Programma completo alla pagina Facebook. Che
buon profumo, cos'è? È la pizza di Oro Nero. La pizzeria Oro Nero nasce dal sogno di Baldo Di Girolamo, figlio d'arte, con esperienza nel settore impasto a lunga maturazione e lievitazione di 72 ore, istruttore tecnico pratico di Acrobatic Pizza World. In occasione della nuova apertura, la pizzeria Oro Nero propone un menù fisso a 15 euro a cui non puoi rinunciare. Antipasto misto caldo, pizza scelta dal menù, escluso pizze speciali, dolce, churros, bevanda e caffè. E anche pizzeria da asporto con consegna a domicilio. Seguici sui social. Ti aspettiamo in Viale Olimpia 30, di fronte al Palazzetto dello Sport, in zona stadio a Marsala. Amore, dove mi stai portando? A comprare i mobili nuovi per la nostra casa di campagna e per il nostro B&B. Ah, ecco appunto. Hai detto nuovi e mi porti da Alessandro Mercatone dell'Usato. Ma certo, da Alessandro portiamo il nostro usato, che verrà valorizzato e rivenduto. E compriamo tutto l'arredamento nuovo. Da Alessandro Mercatone trovi tutti i mobili nuovi che ti servono, risparmiando tantissimo. Cucine componibili di elettrodomestici, camere da letto e camerette. E ancora divani, tavolini, scarpiere. Vieni a scoprire la qualità al giusto prezzo da Alessandro Mercatone, in via Salemi 616 a Marsala. Alessandro Mercatone, affare fatto. Officina Rodriguez Salvatore, unica officina autorizzata assistenza Fiat a Marsala. Ci troviamo in via Cecea Zaletti numero 7. Da noi inoltre ricarica aria condizionata, pulizia interna del motore ad idrogeno, diagnosi computerizzata, sanificazione ad ozono dell'abitacolo, calibrazione radar, officina all'avanguardia di nuove attrezzature. Il Centro Impiantologico Odontoiatrico del Dottor Marino Antonio e collaboratori, con la loro profonda specializzazione, permette di effettuare trattamenti all'avanguardia con tecnologie innovative e attrezzature di ultima generazione. In un'unica seduta si mettono gli impianti e si costruisce una protesi di durata. In un'unica seduta il paziente risolve tutti i suoi problemi funzionali ed estetici. Il paziente scoprirà come sarà facile tornare a sorridere. Sarà possibile rateizzare il pagamento e finanziamento agevolato, trasformazione della protesi mobile in protesi fissa in 24 ore, impianti dentali post estrattivi e a carico immediato, denti fissi in 24 ore. Il centro si trova a Marsala, nella via Giulio Ancaomodei 58. Si potrà prendere un appuntamento telefonico allo 0923 181 1336 e al 360 767680, oppure collegandosi al sito web www.dottorantoniomarino.it. Agrifarm, soluzioni per l'agricoltura. Risolviamo ogni problema di coltivazione. Sappiamo come guarire le tue piante, migliorare la tua produzione o avviare un nuovo terreno. A Marsala, in contrada Fontana di Leo 66. Agrifarm, soluzioni per l'agricoltura. www.canale2.com. Iniziativa di educazione ambientale della Capitaneria di Porto di Trapani. Due giorni intensi di attività tra la Capitaneria di Porto di Trapani, l'associazione ambientalista Ullus Mare Vivo e gli alunni dell'Istituto Tecnico Nautico di Trapani nell'ambito del progetto di educazione ambientale denominato Nauti in Cim Blu, destinato agli insegnanti e agli studenti degli istituti nautici italiani. Questa è la collaborazione instaurata e iniziata la mattina di ieri lunedì con la presentazione del progetto presso l'Istituto Nautico Leonardo da Vinci Torre di Trapani, alla presenza del capo del compartimento marittimo e comandante del porto di Trapani, capitano di vascello Guglielmo Cassone, che ha incontrato gli studenti affrontando le tematiche di difesa ambientale del mare e delle coste, nonché dell'attività e dell'impiego che ogni cittadino può assicurare quotidianamente con il proprio attivo e consapevole comportamento rivolto alla tutela e difesa dell'ambiente marino. Dopo la prima giornata di confronto e discussione, questa mattina gli studenti dell'Istituto Nautico, insieme ai militari della Guardia Costiera e ai rappresentanti dell'Associazione Mare Vivo, si sono ritrovati nella spiaggia sottostante le mura di Tramontana della città di Trapani,
per operare attivamente sul territorio e effettuare una raccolta di tutti i rifiuti abbandonati sulla spiaggia, che poi verranno raccolti, trasportati e smaltiti secondo le procedure e normative vigenti. L'attività di collaborazione instaurata ha l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile del mare e delle sue risorse, fornendo ai futuri professionisti informazioni e buone pratiche da rispettare per gestire al meglio le risorse marine e trarre i massimi benefici possibili, mantenendo un atteggiamento di rispetto e preservazione dell'intero ecosistema. Bene, per oggi è tutto. Io vi ricordo come al solito che potrete seguirci nei consueti canali web www.canale2.com, il nostro sito ufficiale, la pagina Facebook Canale 2 Trapani, dove troverete approfondimenti e dirette, ma anche i nostri canali TikTok e YouTube. Grazie a tutti voi e buonasera.